Leila, sto riordinando, sono tornata adesso, il vlog è partito tardissimo per quanto mi riguarda, perché sono le 10:30, quasi 11 meno qualcosa, e stamattina avevo un po' di giri da fare, CAF, banca e quant'altro. La fortuna è stata che mi ha accompagnato una mia amica, dicevo, e quindi poi ci siamo andate a fare la colazione. E niente, in realtà oggi mi sarei dovuta vedere con Federica, ma come io dico sempre, quando io e Federica ci dobbiamo vedere succede sempre qualcosa. E quindi niente, praticamente anche oggi non siamo riusciti a vederci, ma considerate che è già una settimana che cerchiamo di organizzarci, ma noi lo sappiamo, riusciremo a vederci tra un anno, sicuramente. Comunque, a parte questo, scusate se ogni tanto perde il fuoco la macchinetta, mio marito ieri scassò qua, eh. Mio marito ieri ha fatto il tiramisù per i miei genitori e quindi adesso io sarei dovuta, dovrei fare ancora altri giri, ma oggi non faccio in tempo perché praticamente devo andare a prendere Stefano prima a scuola perché sta male da 2 giorni con le orecchie. Non ha l'otite perché non ha febbre, non ha niente, ma urla dal dolore. A lui, anche se gli si infiamma un pochino, cioè infiammazione, quindi un po' di rossore, strilla come un pazzo e quindi ora appena lui c'ha il mal d'orecchio lo porto immediatamente, quindi spesso riusciamo a non farla diventare otite. E quindi gli ho detto, siccome la pediatra c'era solo stamattina e gli avrei dovuto far perdere un ulteriore giorno di scuola, quindi ho detto vai a scuola prima che la pediatra va via, ti vengo a prendere, quindi uscirà un po' prima, lo porto dalla pediatra, sicuramente mi ridarà le goccette antibiotiche. Perché io in realtà ce l'avevo, solo che una volta che sono aperte da già un mese io poi le getto. Poi c'è scritto comunque poi vanno buttate perché comunque è comunque una terapia antibiotica ma locale. E quindi mi devo andare a fare da comunque le gocce, poi comunque lo deve guardare, insomma, se è da goccia, se non è da goccia. Ma la cosa che a me mi rode, sto a macchinetta lo so, è che lui domani ci avrebbe nuoto e sicuramente a nuoto non ci può andare. Io ho pagato gli ultimi 3 mesi di nuoto. E praticamente ho buttato i soldi, proprio detto tra noi. Vabbè, mi sbrigo perché ho fatto tardi e devo portare ancora giusta bestiolina, porella. Allora, siamo andati a prendere Stefano a scuola prima, siamo andati dalla pediatra. Stefano, un attimo. Sì, questo fischia, quest'altro suona. E praticamente c'ha amore, buono un attimo, un'infiammazione superficialissima. Superficialissima proprio, non è profonda, però già gli dà fastidio, quindi come vi avevo accennato mi ha dato le solite gocce antibiotiche, ma sono una bomba, quindi sono locali, non deve prendere antibiotici e niente, però ovviamente domani niente nuoto. E dopo pranzo un pezzettino di tiramisù del Sor Pampurio, che mio padre ha corretto con il whisky. No, col liquore che ci hai messo, col cognacchino. Col cognacchino. Che è la morte sua, no, direi. Mammi, però così la consumi, la perdi. Attento. Siamo andati da me. Ciao, 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 ci vediamo domani. Ciao, amore. Ciao, ci vediamo dopo domani. Ciao, ciao. Saluta nonna May, nonna Natalia. E dì quando viene di nuovo l'uccellino. Ciao, amico mio, ci vediamo dopo domani. Ciao. Ti voglio un bene infinito. Mettiti la cintura. Chiacchierato una cifra, quante volte gli hai detto che lo ami? Troppe. 20 minuti solo a dire ti amo nonno, ti amo più del mondo, più dei tre mondi, più dell'era quando non c'era niente, più dell'era dei dinosauri. Ok, adesso ci addentriamo per andare nella nostra casetta. A casa, mammi, tu che vuoi fare a casa? Mammi, piovuto. Amore, tutto bagnato, mamma. Guarda che mo viene a piovere di nuovo. Guarda che nuvoloni. La piccola cannibale oggi ha vomitato verso mezzogiorno perché poverina era a digiuno da troppe ore. Voi sapete che mangia come una disgraziata.
Era digiuna dalle 6, quindi a mezzogiorno, perché no, dalle 8, perché Lillo si sveglia e gli dà le crocchette, quindi verso le 6, 5 e mezza, 6. Poi quando io mi sveglio, prima di uscire a portare Stefano a scuola, comunque verso le 8, 8 e qualcosa, gli do un'altra manciatina di crocchette, anche perché poi non so a che ora riesco a rientrare. Faccio tutti i giri che devo fare, la porto da mia madre, vado subito a prendere Stefano per portarlo dalla pediatra. Quando sono tornata a pranzo mi ha detto Fibbia ha vomitato perché c'aveva fame, ha vomitato i succhi gastrici. Io mi sto prendendo. Lui invece è proprio crollato, cotto come un baccalà, perché i baccalà dormono così, no, comunque è crollato perché sti giorni è stanco, credo che sia. Tu aspettate, più che altro mi sta a morire caldo. Mi sto a morire caldo perché questa cosa è un po' felpatina, quindi comunque tiene abbastanza caldo. Credo che stia risentendo un po' dall'anno, dal nuoto, da tutte le cose che fa durante il giorno. A me un po' mi viene da sorridere perché vlogo quando sono prettamente a casa, quando sto in giro. Me godo lui, poi magari ci sono bambini quindi non posso tirar fuori la telecamera, sennò dovrei stare a levare tutte le facce. Quindi sembra che stiamo sempre a casa, ma in realtà, porello, lui si stanca perché stiamo sempre in giro. Pure ieri siamo tornati a casa che erano le 7:30, quindi cioè, dalla mattina alle 8 che stava in giro, non ce la faceva più. E mo mi ha detto: mamma, io mi sento che mi si stanno chiudendo gli occhi, posso chiuderli? Io ho detto, amore, se proprio non riesci a stare sveglio, dormi. Infatti, mi ha detto: ma dai, tu ha fatto giusto un tempo. Boh, morto. Mi fa impazzire, l'altro giorno dovevo andare col papà a tagliarsi i capelli, questa la dovete sentire. Andato dal papà a tagliarsi, col papà a tagliarsi i capelli, torna indietro, di, non so se avevo già detto questa cosa, però vabbè, va, ridico. Torna indietro e fa, mamma, Totò, Totò, il papà gli ha detto, no amore, non te portà Totò. Dice, no, no, gli do solo una sniffatina e vengo, tipo, lui lo deve tipo sniffare e poi va via. Infatti ogni tanto mi dice, mamma, mi voglio sniffare Totò, tanto è dolce. E quindi vabbè, mo lui si riposa. Io mi stavo a prendere un caffè con Lillo, ma lui si è tracannato tipo sciottino. E è andato un attimo al caffè perché quello dove sono andata stamattina, vero è che io non ero riuscita a farmi capire perché io queste cose proprio, cioè, non ne capisco nulla. Però vero è che io sono andata con dei documenti che lui proprio non ha saputo leggere, cioè lui ha capito una cosa per un'altra. Vero è che io mi sono spiegata male, però col documento davanti mi poteva dire, signora, guardi che quello che mi sta chiedendo è un'altra cosa. Invece proprio lui ha cominciato a parlare di tutto, tranne di quello che mi serviva. E adesso lì lo ha chiesto a un amico che fatalità stava andando al CAF e mo ce vanno insieme e ce va lui. Infatti io ho detto, vabbè, domani mattina vado ad un altro CAF, però sono mesi che devo andare a fare questa cosa e non ci riuscivo. Vabbè, adesso. Ah, domani voi lo vedrete, quando vedrete questo video. La data fatidica sarà già passata, ma domani, che è 12 aprile, esce la mia linea di smalti che potete trovare sul sito appunto ufficiale Winnie Italia. Io vi lascio il link giù e questa volta me lo devo ricordare perché la vendita è attiva. E mi farebbe tanto piacere che se riuscite ad acquistarne anche soltanto uno e riuscite a postarmi una foto anche dello smaltino che avete comprato, se lo mettete sulle unghie e mi taggate su Instagram, anzi se non mi seguite su Instagram giù sempre aprite perché ci stanno tutti i miei contatti sotto, seguitemi anche lì perché proprio in tempo veramente reale, tutti i giorni si può dire vi aggiorno sempre e comunque e sono molto più attiva ovviamente, obiettivamente. E quindi sono emozionata per questa cosa, devo dire la verità, sono molto emozionata e poi speriamo che dopo questa mi faranno sapere se ci sarà appunto questo evento dove insomma, vi potrò abbracciare, cioè prendete conto, che bello, sono troppo felice. Davvero? Questo secondo me va, sì, vabbè, queste piante vanno qua in alto. Vuoi attaccare tu? Dice io vi passo sopra il puzzle. Basta. Chi è l'orecchio di maiale? Chi è lo scrittore? Porella. No, vedi, questi vanno qua. Sono i tronchi. I tronchi per la. Questi sono ancora Dice guarda, mo vengo qua. Via, Pippi. Via qua, via. Via. Che devi fare, ragna? Ragna malefica. No, papà, è presto, lo vedi?
No, no, è il suo. Questo l'ho un po' piegato, vabbè, fa niente. Io oggi avrei dovuto stirare e avrei dovuto lavarmi i capelli, ma sono stata a trafficare. Oh mio Dio, io adoro i cerchi, li adoro, non c'è niente da fare. Aia, però quando mi lavo che dolore. Però non mi ricordo più dove l'avevo inficcati questi. Avevo avuto un braccialetto. Intanto state traballando. Dove stavano qua? Un braccialetto bellissimo che mi regalò mia zia, la moglie del mio zio artista. Guardate che meraviglia. Antichissimo, tipo non so neanche quanti anni c'ha. Non è d'oro, eh. Tipo metallo. Credo, pensate se è tipo un tocco d'oro. Muoto a venne. No, però guardate che bello che è. Ma come, oddio, no raga, una volta mi entrava senza aprirlo, ora mi tocca aprirlo, oh santa pace, mi si apre, che non mi apre, ecco questo così, guardate che bello, cioè raga, mi si sono grossate le mani, ma vi rendete conto, guardate che bello, è bello domani forse mi metto questo, e poi per essere ancora più pacchiana, proprio d'oro d'oro, mi sa che mi metto questo. Mo vedo come mi gira. Questi li presi su... Me li inviarono Annie Gioielli, ma... mi pare Annie Gioielli. 100 anni fa, tipo. Vabbè. Mi vado... me lavo il patocco. Ok. E per la cronaca, non so se i capelli me li lavo oggi oppure me li lavo domani. Perché non c'ho proprio nessuna... fantasia. Allora, mi sono docciata tipo 20 minuti in doccia, raga, pure di più. E ho usato quei prodotti di Alessandro. Allora, mi è piaciuto. Strano lo shampoo perché sono in formula molto molto leggera, quindi sono di quelli che non fanno schiuma. E io ho sempre un po' di difficoltà perché ho bisogno di sentire proprio il capello che si lava con la schiuma. Infatti ne ho utilizzato un bel po', sbagliando. Ma la cosa che mi ha sorpresa è stata quella maschera, a parte l'odore, buonissimo, ma già mentre l'ho messa sui capelli ho sentito che li ammorbidiva tantissimo e col tutto ho messo anche la fialetta di cheratina, cheramine H, che vi ho detto me li secca parecchio, cioè voi non potete capire. A parte non so se notate, sono molto meno elettrici, io non ci ho fatto piega, non ho usato né spazzola né phon, ho solo asciugato così, poi lo sapete. Non so se riuscite a vedere quanto è brillante e soprattutto quanto è fermo il capello, cioè non è gretto, è morbidissimo, veramente, cioè ho paura pure a sporcarmeli perché me li sto toccata 2 ore e mezza, quindi mi è piaciuto, buono. Purtroppo in fase montaggio mi sono persa alcune clip dove vi dicevo quale prodotti avevo utilizzato di Alessandro Barberini, un gerberino che ha anche un negozio di parrucchiere, è un parrucchiere e quindi appunto vende anche dei prodotti per la cura dei capelli. Mo lasciate perdere che ancora mi devo pettinare stamattina, comunque i prodotti erano questi. È una linea a base di oli essenziali, lui mi ha inviato uno shampoo appunto agli oli essenziali con argan, l'odore wow, e poi me ne ha inviato un altro che dovrebbe essere una formula un pochino più leggera perché c'è scritto light oil, quindi un olio, uno shampoo un pochino più leggero, e dentro c'è la marula e la rosa. La marula dovrebbe essere un fiore africano da quello che mi ha spiegato, sono della Schwarzprof Rush Rush, vabbè non so come si pronuncia, comunque questa qui, e poi mi inviò appunto la maschera all'argan. Ora, visto che la clip la giro in momenti differenti, questo video, il vlog che avete visto, io l'ho girato 3 giorni fa e dopo 3 giorni ho notato che i miei capelli non si sono sporcati per niente. Di solito io dopo 3 giorni già devo fare la coda o comunque li devo... cioè si vede che sono sporchi, i capelli sembrano appena lavati, sono rimasti morbidissimi, puliti, spicciati, perché a me di solito mi si formano proprio i nodi qua dietro, e il capello è rimasto leggerissimo. Adesso preparo per Stefano la peperonata, che mamma me l'ha data perché è avanzata, e io gli lo un pezzetto di carne, veramente stasera un pezzetto di carne volevo dire. È tardi perché abbiamo fatto tardi perché io mi sono messa a lavorare al computer, Lillo è andato a fare quei giri che doveva fare, poi si è messo a giocare col bambino, ho detto senti, visto che ci sei tu io approfitto per farmi una doccia, ma non una doccia toccata e fuga, una doccia proprio relax, infatti come ho detto sono stata dentro mezz'ora.
Mo preparo e apparecchio soprattutto. Quando tuo marito scende, si fa una tenance e torna a casa con un set di coltelli, con i 10 euro che io gli avevo prestato. Dice, tiè, arrivia di 10 euro. Cioè, è matta del kit dei coltelli. No comment. Riuscirò ad andarmene a letto, se mio figlio si decide a sbrigarsi, perché ha dormito quel pochetto pomeriggio e quindi, avendo dormito, non c'è nessunissima intenzione di andare a letto. E quindi mo gli metto le gocce alle orecchie e poi, se Dio vuole, me ne vado a dormire. Ancora così stai. Adesso ascoltami, se io adesso conto fino a 3. Se tu in 3 secondi non ti sei messo il pigiama, ti vado a buttare un giocattolo. Quale? Quello che trovo, il primo che capita, Hulkbuster, se ti butto. 3 secondi ti do, 3 secondi. Allora, dammi 5, va. 5. Allora, io me ne vado a dormire, mi sono rimessa lo smalto, stasera ho messo il Blood numero 27, che è un rosso opaco, però ho fatto soltanto un'unghia shine, è bello, mi piace, mi direte che messo, poi lui mi ha chiamato 200 volte, infatti tipo non era asciutto qua, mi si è sbeccato, pure qui ho dato un colpo perché io penso sempre che... Penso sempre che riesco a mettermelo, poi invece lui mi chiede 2000 cose. Ascolta, chiudi il vlog e digli che ci vediamo dopo domani. Ci vediamo domani, perché mamma tutte le sere prende quella stupida macchinetta per fare le foto.